Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione, si mise a gridare: Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto addormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono. Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna. Eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: Donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. La forza interiore di questa donna che permette di superare ogni ostacolo, va ricercata nel suo amore materno e nella fiducia che Gesù può esaudire la sua richiesta. Questo episodio evangelico ci aiuta a capire che tutti abbiamo bisogno di crescere nella fede e fortificare la nostra fiducia in Gesù. Egli può aiutarci a ritrovare la via quando abbiamo smarrito la bussola del nostro cammino, quando è faticoso essere fedeli ai nostri impegni. È importante alimentare ogni giorno la nostra fede con l'ascolto attento della parola di Dio, con la celebrazione dei sacramenti, con la preghiera personale come grido verso di Lui: Signore, aiutami, e con gli atteggiamenti concreti di carità verso il prossimo.